la mia review di oggi sarà sul correttore della Max Factor Erase. Me l'avete visto usare nell'ultimo video di Cenerentola, mi avete chiesto di parlarvene. Allora, questo è il correttore, il colore che ho io è lo 01 Natural. Esistono 5 colori, il prezzo va dai 7-10 euro, dipende, perché è difficile, nel senso che ho cercato online, perché ovviamente non c'è qui, perché Max Factor ha tipo tolto il suo stand da, mi sa, da 5 anni. Io mi ricordo il primo anno che sono arrivata a New York, primo o secondo anno c'era ancora, e poi dopo l'hanno eliminato, quindi in America non vendono più Max Factor. E in Italia recentemente ero andata a vedere perché volevo prendere altri colori, perché questo l'ho comprato online, quindi l'ho comprato un po' a scatola chiusa, e volevo comprare altri colori, ma lo stand era tenuto malissimo, non c'erano i correttori, era tenuto veramente, sembrava quasi fosse passato Terminator, non c'era praticamente niente di pulito in quello stand. Comunque, questo è il colore, da quello che si può vedere online, leggermente più aranciato, perfetto per le occhiaie, e la coprenza è media, non è altissima in realtà, eppure essendo un correttore in stick, sapete che di solito quelli stick sono quelli un po' più secchi, non è super secco, quindi è uno di quei correttori che comunque io questo colore non lo potrei usare sul viso, ma in generale mi sembra una consistenza un po' troppo cremosina per essere utilizzata sul viso. Se sul brufoli un po' più vecchi ad esempio, o su qualche macchia va bene, se avete dei brufoli nuovi, quindi caldi, non va bene. Ve lo faccio vedere sulle occhiaie. Io, come potete vedere, sono già truccata, però non ho messo niente sulla zona degli occhi, così potete vedere, dato che io lo uso appunto come colore solo sulla zona degli occhi, perché nelle altre zone non posso diventare colore albicocca. E vedete che le occhiaie sono medie, non sono esagerate in questo periodo. Lo metto anche nell'angolo interno. È abbastanza cremosino, però conviene sfumarlo con il calore delle dita, perché comunque non è uno di quelli liquidi che si stende in 2 secondi con un pennellino, quindi io preferisco usare le dita. Molto facile, come potete vedere, da stendere, non bisogna tirare troppo la palpebra. Io di solito faccio 2 passate, essendo comunque una coprenza media, non altissima, preferisco fare una passata, vedere quanto ho coperto, poi soltanto nel solchetto metterne ancora un po' e poi andarlo a fissare con la cipria, perché è un correttore che è pensato proprio anche per le rughe e per le piccole linee di espressione, quindi è uno di quei correttori che va bene se volete appunto andare a coprire le occhiaie, ma non volete andare a evidenziare ovviamente contorno occhi, tutte lo vogliamo, però è meglio fissarlo con un po' di cipria, leggerissima, non troppa. Voilà, questo è l'effetto, vedete che copre anche di qua. L'unica roba negativa che ho da dire su questo correttore è l'odore, l'avete detto anche voi, che poi in realtà sì, ha un odore forte, però a me ricorda un po' la cera di Cupra, un po', comunque un odore un po' da cremina, un po' da vecchiettis, quindi non è che è un odore cattivissimissimo, però per alcune può essere cattivo, però non è uno di quegli odori che persiste. Quindi lo mettete e poi dopo non è che lo sentite ancora. Voilà. Dalla data di apertura la durata è di 12 mesi e siccome non c'è scritto quanto prodotto c'è dentro, almeno su questo qui che ho comprato io, vi faccio vedere. Io l'ho già usato un bel po' di volte perché ce l'ho da tanto tempo, però questa è più o meno la quantità di prodotto. Non è male perché, non essendo super cremoso, non si consuma facilmente, quindi non è uno di quei correttori che mettete 2 volte e poi all'improvviso vi trovate che non c'è più niente perché è sparito, no, dura abbastanza. Il mio voto quindi per questo prodotto è rullo di tamburi 9, gli do 9 perché è tra i miei correttori preferiti, in quanto ha una buona coprenza, non vi aspettate, se avete delle occhiaie super nere, che copra al 100%, lì avete bisogno magari di usare 2 correttori, però per chi come me ha delle occhiaie medie è ottimo. E soprattutto, cioè, è una bella consistenza, non troppo cremoso, non troppo secco, con la via di mezzo giusta, se avete ad esempio come me qualche segno di espressione e quindi non volete andare ad accentuarvi, è perfetto, fissato ovviamente con un po' di cipria, l'unica cosa che mi dà appunto un po' fastidio è l'odore, però per il resto è veramente un ottimo correttore. Ciao bellezze!